Buongiorno a tutti voi che mi guardate e mi ascoltate. Rieccoci ancora qui per continuare quel percorso quaresimale che ci porta ogni giorno a dare spazio alla parola di Dio che la liturgia oggi ci propone. Ci sono presentate due letture oggi. La prima è dal libro della Genesi, dove viene chiamata in causa la figura di Abramo, il quale riceve da Dio la promessa che diventerà padre di una moltitudine di nazioni. Sappiamo che Abramo ha avuto un figlio in tarda età, proprio in seguito alla promessa di Dio. E poi arriviamo finalmente alla conclusione del capitolo 8 di San Giovanni nel Vangelo, dove Gesù dice ai suoi ascoltatori che se uno ascolta la sua parola, non vedrà la morte in eterno. Che per noi vuol dire il tema della risurrezione, ma per noi che veniamo 2000 anni dopo, per quella gente era sicuramente difficile arrivare a cogliere che si tratta della risurrezione. Era un annuncio sicuramente insolito. Tant'è vero che di fronte a questa promessa di Gesù, quelli dicono: ok, ufficiale, questo qua è fuori con un balcone. Di per sé. Anche molti cristiani oggi, anche in Italia, non credono alla risurrezione e così facendo si riduce il cristianesimo a un insieme di buone maniere, un insieme di comportamenti buoni, una sorta di galateo che per carità è bella cosa, ma a noi occorre qualcosa in più. Occorre uno che ci salvi dalla morte. Di fronte a questa promessa di Gesù, i giudei che lo stanno ascoltando dicono: ma anche il nostro padre Abramo è morto e noi vediamo la gente che muore con i nostri occhi, come anche noi vediamo la gente che muore. Per cui non possiamo credere alla risurrezione, a questo annuncio che tu ci fai che non moriremo in eterno. Allora Gesù chiama in causa proprio la figura di Abramo e dice: sì, Abramo, nella sua esperienza, vide il mio giorno. Parlare del giorno di Gesù è un'allusione al giorno della risurrezione, che è un modo per dire che Abramo, nella sua esperienza, ha potuto constatare la presenza di un Dio che salva. E sono due gli eventi nei quali Abramo ha potuto sperimentare questo Dio che salva. Il primo, nella nascita di Isacco, suo figlio, che ha avuto in tarda età, e il secondo nell'avere risparmiato il sacrificio di Isacco. Bellissimo il testo di Genesi 22, quando Abramo e Isacco salgono sul monte del sacrificio e il figlio chiede al padre: ma ok, abbiamo la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo risponde: Dio provvederà. Molto bello questo passaggio che è volto a instillare nel figlio la fiducia in un Dio che non ti abbandona. È chiaro che anche noi oggi veniamo interpellati sui temi della morte e della risurrezione. E non che prima non si morisse, si moriva anche prima, ma per quanto ci riguarda, l'argomento della morte l'abbiamo per troppo tempo messo in parte, accantonato, non se ne parla, non se ne è parlato. Basti pensare che noi teniamo questo argomento lontano dalla presenza dei bambini, a volte non facciamo vedere le persone che sono morte. Se voi guardaste gli annunci funebri, non trovate mai la parola morte. Si dice: è mancato alla festa dei cari, è tornato alla casa del padre, ma non si usa neanche la parola morte. Pensiamo anche al fatto che noi ci stiamo raccontando che tutto andrà bene per la situazione che stiamo vivendo, ma sappiamo benissimo che questo non è vero. Alle persone che sono morte e ai parenti delle persone che sono morte, cosa dico? Tutto andrà bene? Per loro non tutto è andato bene. È un tema che ci mette in difficoltà, ma in questa difficoltà, dove occorre che ci diciamo chiaramente che la nostra vita non è garantita, e diciamolo ai nostri ragazzi, ai bambini, agli adolescenti,
parliamone sul fatto che la vita non è garantita e bisogna contemplare anche il tema della morte, in questa situazione di difficoltà Dio ci chiede di fidarci di Lui e ci dice che la parola morte non sarà l'ultima della nostra esperienza. Buona giornata. Anzi, ultima cosa. Potremmo fare un lavoro, se abbiamo tempo di farlo, una riflessione. Proviamo a pensare dove e se abbiamo sperimentato nella nostra vita, in qualche evento, la presenza di un Dio che ci salva. Buona giornata.